però questa è la variante. Intanto poi si va ricongiungendo con la panoramica. Bologna 64,5 km. Arriveremo per le 6:30, 7. 3 ore per arrivare a Bologna. No, a Bologna e Milano. Ah, ecco. 3 ore da Bologna a Milano. Una volta che stiamo a Bologna abbiamo ancora 3 ore. Se il traffico lo permette. Sempre il traffico permettendo. Quindi intanto ci sono rallentamenti, e sono tutti in viaggio per rientro, come lo siamo noi, abbiamo scelto tutto lo stesso giorno. Poi si trovano sempre avanti gente che non sa che deve fare alla guida, indecisi, frenano all'improvviso, bisogna fare molta attenzione. Incidenti non mancano mai. Ora qui abbiamo dato il sole. Passo fermo, eh? Questa altra corsia siamo proprio fermi. Proprio. Non camminano. È la variante questa. Tutti fermi, invece qua fortunatamente si cammina. Sperando che sia sempre così. Allora si può arrivare anche prima delle 7. Camion, ci sono molti camion. Poi si va 80 all'ora, non di più. Stanno facendo i lavori. Trova di tutto sull'autostrada. Veramente è chiusa a chilometri, non c'è un lavoro, non c'è niente. Chilometri di strada chiusa, guarda. Sì. Qui siamo passati. Ponte alto laggiù. Non so se si prende, boh. Libera. Speriamo che non troviamo il codice sopra. Sperando che non troviamo code. Guardate che nuvolona che c'è lassù. Nuvole. Pieno di nuvole. Galleria, questa è piccola, 250 metri. Panorama, però qui adesso sono in fondo le piante.
panorama è bellissimo. Poggiolino, questo ponte è alto 220 metri. Ora entriamo a Rocco Bilaccio, 4,5 km. Questa mi sa che è quella lunga. Non ho visto bene fuori quanto erano i chilometri. No, non è lunga, noi siamo all'uscita. Qui stiamo a 726 metri d'altezza, questo è il valico appenninico.